Incontriamo il sindaco di Casnigo, Enzo Poli, con lui parliamo di lavori pubblici, a partire anzitutto da un contributo importante arrivato dalla regione proprio nei giorni scorsi, 1.400.000 euro che utilizzerete come? Andremo a mettere in sicurezza il tratto di strada provinciale, la SP671, dove l'anno scorso si era verificato il distacco di un enorme masso che aveva interessato appunto questo tratto di strada in direzione Clusone, in località Serio. Per un intervento complessivo in termini di lunghezza di circa 1,5 km, partendo dall'abitato dove finisce l'abitato della frazione Serio, saliremo in direzione Clusone fino ad arrivare circa all'altezza del ponte del Costone. Ci fermeremo un pochino prima. Questo è un intervento molto importante perché l'anno scorso era proprio in questi giorni, perché questo episodio si è verificato il 21 ottobre del 2019. Grazie a Dio non è successo nulla, non ha coinvolto persone o cose, e questo proprio per puro miracolo, perché stava sopraggiungendo una macchina e quel masso gli è caduto davanti. Fosse stata investita da questo masso, immaginiamo bene cosa poteva succedere. Ora, a breve, andremo appunto a presentare un progetto definitivo su questo intervento che poi verrà realizzato. È una buona cosa, anche se teniamo conto che dà lavoro alle imprese, ai professionisti, e anche da questo punto di vista questi finanziamenti della regione sono importanti, perché comunque danno modo alle persone, danno lavoro. Era un intervento che sapevamo necessario da anni, però è sempre difficile fare il punto della situazione, nel senso devi fare prima un progetto di fattibilità, cosa che era stata fatta dopo che si era verificato quell'episodio. Quali interventi verranno eseguiti in particolare? In particolare verranno installate delle reti, l'intervento più importante saranno proprio delle reti paramassi, e poi verrà fatto un lavoro di ripulitura generale di tutti quei piccoli massi che sono lì per cadere, diciamo, e poi i massi più grossi verranno messi in sicurezza partendo dalla base di questi, con interventi specifici sulla base di questi massi. Quando sono previsti i lavori? I lavori inizieranno assolutamente prima possibile, dopo che sarà stato dato l'incarico a un geologo per stendere il progetto definitivo esecutivo. Dopodiché questi lavori si svolgeranno nei termini temporali di 2 anni, e sarà fatto diviso in 2 lotti, un primo lotto verrà realizzato nel 2021 e un secondo lotto nel 2022.